Una piccola folla attende il suo passaggio, ore di attesa in fila per guardare l'imperatore Akihito, mai chiamato per nome ma sempre come sua maestà imperiale. Tutto si svolge secondo un cerimoniale preciso, quando un uomo si avvicina e consegna una lettera, direttamente nelle mani dell'imperatore. Inchini. Mentre il plico passa velocemente dalle sue mani a quelle di un funzionario e Akihito può tranquillamente incamminarsi a braccetto dell'imperatrice Michiko Shoda. Un episodio che in Giappone significa sfida ad un tabù. Mai l'imperatore viene investito con problemi di carattere politico ed in quella lettera un avvocato, Taro Yamamoto, chiede l'interesse dell'imperatore perché vengano arginati gli effetti devastanti provocati dalla dismissione della centrale nucleare di Fukushima. Migliaia di persone sono state evacuate dalla zona del disastro provocato dalle esplosioni a catena che seguirono il sisma dell'11 marzo 2011. Ma le misurazioni dicono che il livello di radiazioni nella zona è ancora altissimo. Come altissima è la preoccupazione per il futuro.